Benvenuti a Occhio alla Notizia. Partiamo con la notizia del giorno, ovvero IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che è stato testato oggi su tutto il territorio regionale. Intorno a mezzogiorno sui telefoni cellulari è arrivato un segnale sonoro con un messaggio di allerta che invitava a compilare un questionario utile per inviare segnalazioni al fine di migliorare il servizio. Non a tutti però l'SMS è arrivato. A tal riguardo l'assessore regionale Stefano Aguzzi ha ricordato che si tratta di una sperimentazione e che le criticità emerse sono state segnalate al Dipartimento della Protezione Civile. Sentiamo. Questa è la notifica di allarme arrivata oggi alla popolazione residente nelle Marche e ai cittadini di passaggio nella nostra regione. Regione che, come annunciato, è stata interessata dalla sperimentazione del nuovo sistema pubblico di allertamento. Assessore, stando alle segnalazioni che abbiamo ricevuto oggi, il messaggio di prova non è arrivato a tutti. Quali possono essere le cause e quali azioni avete potuto intraprendere? Io quali possono essere le cause? Ovviamente non ne ho idea, perché questa è un'iniziativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, quindi noi come Regione Marche non siamo stati toccati da nulla, se non dal dover segnalare appunto come sia andata questa iniziativa. Allora, le notizie che ho è che c'è una parte di cittadini, non so quantificare una percentuale, se è il 5%, il 10%, comunque una parte di cittadini non lo hanno ricevuto o lo hanno ricevuto in ritardo, anche in ritardo di mezz'ora alcuni. Ecco, questo noi lo abbiamo segnalato al Dipartimento Nazionale, che poi farà le sue valutazioni. E un'altra cosa che invece abbiamo segnalato è che arrivando questo messaggio, l'ho sperimentato io stesso sul mio telefonino, cliccando OK, come dire ho recepito, dopo un attimo sparisce e non hai più il messaggio. Questo secondo me non va bene, perché comunque si dovrebbe rimanere, perché qualcuno può anche spegnerlo, magari mentre sta lavorando, non può rispondere in quel momento, lo spegne, gli sparisce, di conseguenza perde magari una notizia importante. Queste sono le cose che noi come Dipartimento Regionale di Protezione Civile abbiamo segnalato al Dipartimento Nazionale. Io però ci tengo a fare un paio di precisazioni per non creare equivoci. Intanto questa era una prova oggi che riguardava la Regione Marche, la Regione Friuli e la Regione Campania. Alcune Toscana e Emilia hanno già fatto questa sperimentazione a giugno e altre lo faranno nelle settimane prossime fino ad arrivare a coprire tutto il territorio nazionale. Una sperimentazione quindi appunto per testare questa cosa, quindi se c'è qualcosa che non va o che non è perfettibile bisogna appunto segnalarlo, quello che abbiamo fatto. Un'altra cosa che ci tengo è che anche nel momento che andasse in funzione questo sistema di allerta, e sarà nei primi mesi del 2024, quindi non in questa fase, non sarà sostitutivo degli attuali sistemi di allertamento. Per capirci, gli SMS che arrivano, che dicono allerta gialla, allerta arancione per il maltempo, eccetera, quelli rimarranno immutati. Questo è un sistema di allerta nazionale, gestito direttamente da Roma, che varrà solo ed esclusivamente per eventi eccezionali. E cosa intendo per eventi eccezionali? Maremoto dovuti da terremoti, rotture di dighe, oppure incendi magari in imprese, fabbriche che possono portare nell'aria, diciamo, elementi inquinanti, elementi chimici o radioattivi, ed anche in qualche caso, ma proprio in casi del tutto eccezionali, anche piogge, diciamo così, torrenziali, piogge molto 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 intense che escono, diciamo così, dai normali sistemi di allertamento. Se c'è un qualcosa di eccessivo in quel senso viene ugualmente segnalato, ma forse quella delle piogge, diciamo, è l'allerta, non dico meno importante, ma non tanto presa in considerazione da questo tipo di allertamento, perché rimane quello in funzione dell'attuale sistema di allertamento. Questo per evitare equivoci, diciamo, che potrebbero insinuarsi tra le persone se non fossero ben informate.